con il primo ospite di oggi, Lello Arena. Ci tengo a dirti grazie perché non è che frequenti molto la TV ultimamente. No, frequento la televisione che mi piace e quindi perciò vado poco in giro, ma perché fortunatamente c'ho ancora un po' da fare, quindi no, allora... No, ma sì, certo, però... Se, no, insomma, sono in pensione, sono proprio... Sono... Allora, Lello, tu sei un grande artista e sei conosciuto... non solo per la simpatia e l'ironia, ma anche per essere un gran pensatore. Ed è un aspetto che mi piace sottolineare del tuo carattere e anche del tuo lavoro. Ma quanto ne sa la gente di te? Siamo andati in giro, per strada. Avete fatto male. Bisogna... Cioè, eravamo andati così bene, pensatore, grande artista, siamo andati in giro a domandare a gente... Vabbè. Vediamo il filmato. Lello Arena. Lello Arena. Sicuramente non è milanese. Credo che sia siciliano. Napoletanissimo. È nato a Napoli. Stiamo sui 70, grosso modo. Una settantina. Una sessantina, forse qualcosa in più, non lo so. È un attore cabarettista che lavorava con Troisi. So che ha fatto teatro tanto, film non mi ricordo. Natale sul Nilo. Non ci resta che piangere. Ricomincio da tre. E ha lavorato con Verdone, Cuori nella tormenta, che me lo ricordo. Ha fatto parte del trio che si chiama... I tre tre. Trio Medusa. Trio Medusa. La Smorfia. Giusto? Ecco. L'Arena, Massimo Troisi e... Pippo Franco, forse. L'altro... Enzo De Caro. La situazione sentimentale non la conosco proprio, anche perché su cose un po' indiscrete. Non mi posso preoccupare pure di questo se soffre d'amore, no? Io sono pure vedova, perciò. No, perché poi, per come sono fatto io, mi sento subito in debito, capito? Cioè, è come se fosse colpa mia che la signora è diventata vedova, no? Mi sento subito che giusto, forse c'ha ragione, capito? Sì, fortunatamente, come dire, si vive in questa bella confusione dove oramai quasi nessuno si ricorda veramente bene le cose, e questo è anche un suo vantaggio. Io sono contento ogni tanto che faccio televisione perché c'è qualcuno che mi dà già per morto, nel senso che l'ultima volta che sono andato a fare una serata di beneficenza, entrando ci stavano due che dice: ma che c'è sta Lello Arena? Ma perché Lello Arena non è morto? No. Da mo che... No, perché se fosse vivo quando c'avevi? 150 anni, c'avevi, quindi le cose vanno in questo, però insomma ogni tanto faccio il fantasma che compare, capito? Ma è anche comodo prendersi un periodo per diventare dei fantasmi, eh? Sì, io vorrei diventare fantasma il più tardi possibile, insomma, diciamo. Ma no, in quel senso, me lo auguro, ma ci mancherebbe. Uno dice così, ma lo dice simpaticamente, no? Cioè, quando la conduttrice dice speriamo che diventi fantasma quanto prima possibile, no! la discussione potrebbe essere anche compromessa per sempre, però vabbè, non fa niente, no. Succede che uno dice delle cose che non ha pensato, che non vuole dire. No, ma nel senso che io sono molto introversa nella vita, cioè sono timida, mi piace farmi abbiamo fatti scelto miei. Due bei mestieri, abbiamo scelto, cioè, mestieri adeguati proprio. Per... Io di solito finisco di lavorare qua, poi divento un fantasma veramente, poi ritorno la domenica dopo, hai capito? Ti scongelano così ogni settimana. Che... Vabbè. Allora, le tante arene di Lello Arena, Raffaele Arena, che ha cominciato, pensate, con questa arena, il rugby. Vediamo questo bellissimo campo, perché tu ci devi dire come è iniziata e come è finita questa attività.
Magari fosse stato un campo così con l'erba, noi avevamo il campo con la carta vetrata, cioè si cercava di non cadere, ma perché quando si cadeva proprio erano ferite inenarrabili, siccome nessuno voleva farmi giocare, insomma, tutti erano contrari, e io quando poi cadevo e mi sbucciavo quasi sempre tutte e due le braccia, in piena estate, ad agosto, mi mettevo le maniche lunghe come oggi, perché non volevo far vedere a casa che mi ero praticamente scartavetrato tutte e due braccia, insomma. Ma tu facevi il pilone? Ho cominciato come mediano di mischia quando ero più piccolo, poi man mano che guadagnavo età e peso, allora poi sono entrato in mischia, ho fatto prima il tallonatore, poi ho fatto il pilone, insomma, ho fatto tutta la carriera, ma insomma una grandissima passione, insomma, ho imparato dal rugby molte cose che ancora oggi fanno parte della mia vita e delle mie giornate. Tipo? Tipo che non si fa niente da soli, che bisogna lavorare sempre in squadra, che se prendi il pallone ci deve essere sempre qualcuno vicino che ti aiuta a portarlo in meta. Se pensi di poterlo fare da solo, hai già perso. Perché è finita questa luminosa? È finita perché il campionato si giocava di sabato all'epoca e noi la domenica facevamo già spettacolo. Certo. Per cui uscivo sempre un po' medicato, perché insomma con qualche farfallina, con qualche sutura così, e a un certo punto Massimo ha detto: sembra che ci hanno menato ieri perché lo spettacolo non gli è piaciuto. Scegli. Fammi la cortesia, scegli fra una cosa e l'altra e fra le due passioni. Ha vinto questa, Massimo Troisi. Si vince facile così. Quando Massimo ti chiede una cosa è difficile dire di no, non è quasi mai stato possibile. E meno male che hai scelto questa strada. Ci vediamo dopo la pubblicità, continuiamo il nostro racconto con Lello Arena. Alcune tappe della tua vita, tramite le arene in cui tu ti sei confrontato con le persone, con l'arte, con la realtà. La seconda arena ve la racconto aprendo la ruota. Bravi! Lello, ti presento Daniela. Ciao, piacere. Andrea. Molto piacere. E Iari. Sì.
Allora, voi lavorate nel circo, avete studiato per diventare clown. Come si studia per fare il clown? Ci sono diversi corsi, ma da anni, come dimostra anche il maestro qui presente, Lello Arena. E prima devo clown, dire... poi pagliaccio, vabbè, ho capito. Un po' tutto. Non è serata, non è serata. Forse è prima pagliaccio e poi clown. Ma si studia, no? Cioè, si studia, assolutamente. Ci sono diverse tecniche, dalla clowneria alla giocoleria, al trapezio, alle bolle di sapone, al fuoco. Ci stanno diverse attività che si possono svolgere in uno spettacolo circense. Però avete visto, ognuno si specializza in una cosa diversa. Posso, Andrea? Ecco, io non avrei mai il coraggio di salire lì in cima. Quante ore ci hai messo prima di farcela? Quante ore ci metto ancora oggi? L'allenamento non finisce mai. Il bello di quello che facciamo noi è che non c'è un traguardo, si può sempre soltanto migliorare. E questo si fa un po' con il proprio lavoro, ma con lo studio che viene prima. Io ad esempio sono un equilibrista, ho studiato in due scuole di circo prima di incominciare. Scuole di circo? Certo. Accidenti, ma che vita fa uno che fa il lavoro come il vostro? Beh, nord, sud, centro. Si viaggia sempre. E dove si va ad esibirsi? Allora, noi ci esibiamo in scuole di circo, teatro, strada, tanta piazza. E festival d'artisti sia italiani che internazionali, compleanni. Dove c'è festa ci sono loro. Dove c'è festa, leggerezza. Allora, perché noi abbiamo voluto aprire questa arena per te? Perché, non so se lo sapevate, ma anche il nostro Lello Arena ha fatto il docente in una scuola dove andavano i ragazzi che lavoravano nel circo. Il maestro. Grazie. Funzionava lì, Lello? Come funzionava? Che io mi sono diplomato alle magistrali perché volevo fare il maestro e non mi davano mai lavoro e quindi sono andato là e ho protestato, scusate, ma sono diventato maestro e non mi fate insegnare. Cioè, voi c'avete i vizi, c'avete, perché ci sta il lavoro e nessuno lo prende. Ho detto, come ci sta un lavoro e nessuno lo prende? O piglio io. Cioè, un maestro itinerante deve girare insieme al circo per insegnare ai bambini. E quindi ho detto, ci vado io. Bello. E ho cominciato, c'avevo il carrozzone della scuola dove venivano tutti questi bambini che facevano però, che lavoravano nel circo. E il primo giorno ho cominciato malissimo, perché praticamente mentre andavo nel carrozzone della scuola ho visto una bambina che stava per terra con una sveglia davanti a testa in giù e ho detto, che fai là? Andiamo, è ora di andare a scuola, vieni, muoviti, leva questa sveglia, andiamo, no? È venuto il direttore del circo e ha detto, questa bambina questo numero lo fa su una pertica di 30 metri, quindi sta facendo l'allenamento, metti la sveglia a posto, metti la bambina sotto sopra e aspetta, quando ha finito viene. Grazie ragazzi, complimenti e buon lavoro. Film 8 e mezzo. Che poi hai fatto anche il clown veramente. Non è che ho fatto il clown veramente, è che siccome lo stipendio da insegnante era veramente molto basso, quelli del circo dicevano, vabbè, bisogna smontare la gabbia delle tigri, bisogna spalare, perché gli elefanti quando fanno il numero si esprimono tantissimo e voi forse potete avere idea di quanto mangia un elefante, ma non di quello che riesce a lasciare sul territorio dopo un numero. E quindi ci sono quelli che devono necessariamente pulire la pista. Allora, non sono i clown veri, ma quando si tratta di entrare come al solito con la scala, poi uno si gira e l'altro piglia la scala in faccia, si pigliava un soprassolto, un extra, e io pigliavo le scale in faccia, per esempio. Non so se proprio fare il clown, ma insomma le scale, insomma, c'era quello davanti che girava con la scala, che era molto bravo a prendermi, insomma. Io dovevo scansare, ma lui era molto bravo a prendermi invece. Terza arena per Lello Arena, vediamo dove ci porta la regia. Beh, ci porta... dimmelo tu, dove questa siamo? È Napoli, questa è Napoli, non sembra, ma è Napoli. È Napoli. Questa è una cosa straordinaria che quando farete la prossima passeggiata a Napoli vi invito a cercare,
Perché praticamente nessuno lo sapeva fino a poco fa, quando poi la sovrintendenza invece adesso l'ha riportato in auge, sono stati fatti degli scavi professionali, c'è un ingresso normale, ma noi sapevamo questa cosa che sembrava una leggenda. Dentro una casa, ma proprio una casa popolare normale, normalissima, sai, di quelli proprio con i fiorellini, l'abajur, le cose, se entrava, c'era una casa normale e poi c'era la stanza da letto, ma se alzavi il letto della stanza da letto, sotto c'era una botola, si scendeva e si andava nell'anfiteatro di Nerone. Ma è una magia meravigliosa, è una che cosa solo pazzesca. Napoli... Proprio il teatro proprio ti abbraccia a Napoli, eh? Si nasce e si cresce sui teatri. Più che altro su loro che hanno abbracciato il teatro, nel senso che gli hanno costruito sopra, penso, qualunque cosa, però il teatro fortunatamente ha resistito nei secoli e adesso è una cosa veramente emozionante. Si accede ovviamente normalmente con un percorso normale, si fanno i biglietti e si entra da lì, ma volendo, ecco, se uno riesce a fare l'altro tipo di biglietto, entrare nella casa, che è stata ovviamente rilevata alla sovrintendenza, si va nella stanza da letto e passare sotto il letto e fare quell'emozione di trovarsi invece in un'altra epoca, semplicemente scendendo nel sottoscala, è una cosa, una delle tante meraviglie, dei tanti misteri che Napoli riesce ancora a offrire. Grazie per questa chicca, ringraziamo anche Napoli Sotterraneo. Questo è lungomare, questo è normale. Questo... Sì, questo è... Sono quelle cosette... Viste, riviste, il Vesuvio. Questo manco le contiamo, no, cioè, questo è San Carlo, così. Ma tu sei nato a Napoli, ma sei cresciuto? Sono cresciuto a San Giorgio a Cremano, perché ovviamente i miei erano due operai della manifattura tabacchi e lavoravano tutti e due, erano anche privilegiati perché erano in due a lavorare piuttosto che uno, però comprare una casa a Napoli anche all'epoca era piuttosto complicato. Io sono cresciuto più o meno fino ai 10-11 anni a Napoli, quindi puoi figurare, avevo amici, si passeggia e c'hai negli occhi delle meraviglie di questo tipo, dopodiché ti annunciano che abbiamo comprato una casa. Bene, dove? A San Giorgio a Cremano, con tutto il rispetto per San Giorgio a Cremano, ma non è Napoli. Per cui io li ho maledetti dicendogli qualunque cosa mi potesse passare per la testa e non avevo capito e non potevo sapere che stavano realizzando una delle cose più straordinarie che mi potessero capitare nella vita, a parte l'incontro con Massimo, ma comunque l'inizio di tutte quelle attività, il teatro, la passione per il teatro e questo incontro straordinario, prima con Massimo, che proprio, come dire, eravamo proprio sistemati in due poli opposti e proprio... Come vi siete incontrati la prima volta? Non è che ci siamo incontrati, è che fa parte della leggenda della smorfia. La smorfia aveva sparpagliato i suoi componenti qua e là, proprio perché in modo che non si dovessero mai incontrare, proprio non ci dovevamo più vedere. Io mi trasferisco a San Giorgio perché ho i parenti, loro comprano la casa, ma questo Massimo io non l'ho mai saputo che ci stava a San Giorgio. Un giorno stavamo per fare nel teatrino della parrocchia uno spettacolo, un ragazzino che doveva fare il salumiere, doveva entrare per due secondi con una cesta di salumi, si ammala, gli viene una febbre a 40. Come si fa? Come si fa? È una parte facile, si può sostituire al volo. Qua dietro abita un ragazzino che pare che sia così divertente, fa ridere tutti. E aspettavo il sostituto per dirgli che cosa doveva fare e vedo da lontano che c'è sta uno sotto l'arco della porta che non entra, si guarda intorno, non fa né un passo indietro né un passo avanti, gli guardo le mani e c'aveva il copione. Ho detto, scusa, ma tu sei il sostituto? Ma la prima cosa... No. La prima che mi ha detto... No, non aveva proprio idea di che cosa potesse succedere. Allora ho detto, ma che devo fare? Niente, devi entrare e devi dire, cioè, vengo dalla salumeria, ho portato il salame, il capicollo, la cosa. Ha detto, ma questa roba io la devo dire in ordine? No, ho detto, la puoi dire come ti pare, perché non è importante per la storia. No, no, ma io voglio proprio dire i copioni così come sono. Allora, dillo come sta scritto, lo impari a memoria. Ok, va bene. È entrato per l'emozione, perché non aveva proprio idea di che cosa volesse dire salire su un palcoscenico, ha visto il pubblico, non ha capito più niente, ha cominciato a sbagliare l'ordine dei salumi e invece di dire vai avanti, lui
faceva segno e tornava indietro, risbagliava l'elenco e dice: no, ma io ridico, adesso ridico. Morale della favola, c'era il pubblico presente che si è veramente... Piangeva dalle lacrime, proprio, dalle risate. Capito, proprio... E secondo me lui l'ha capito che aveva questa specie di superpotere e ha capito che posto doveva ricoprire. Dopodiché mi ha detto: ma ci possiamo vedere ancora? Ha detto: ma questo, scusa, ma questo è il teatro? Ho detto: vabbè, più o meno va bene. È sparito, non l'ho visto più per mesi. Dopodiché era la vigilia di Ferragosto, un caldo torrido, 40 gradi, le 2:30 del pomeriggio, stavamo proprio tutti boccheggiando, sento suonare il citofono. Vado a rispondere e mi dice: ti ricordi di me, quello che ha fatto la sostituzione del San? Posso salire? Ho detto: tu hai fatto la strada a 40 gradi a Ferragosto. Ho detto: certo che puoi salire. Va bene. E ringraziando il cielo, da quel momento è salito e nella mia vita e anche nella vostra, diciamo. Io adesso ti dovrei chiedere se ti manca. Cioè, in una televisione nazionale popolare, adesso sì, ci si aspetta che la conduttrice chieda banalmente: se ti manca? Però ci dovrebbero stare i Kleenex qua vicino, perché poi dovrei anche piangere, no? Sì. Nel senso che dobbiamo fare la cosa, ma facciamo ma bene. In realtà no, perché è sempre molto ben presente nelle mie giornate. E non so che cosa ha fatto, ma secondo me ha trovato un sistema che non so ovviamente qual è, ma c'è proprio nelle mie giornate, c'è sempre, idealmente, perché ovviamente ogni volta che sto per fare una stupidaggine dico: se potessi parlare con Massimo, che mi direbbe? Ovviamente non sono proprio in condizione di immaginare che cosa mi direbbe, perché lui mi avrebbe detto sempre delle cose straordinarie che nessuno di noi era in condizione di pensare, perché lui pensava stando su un altro pianeta e quindi pensava cose che nessuno di noi era in grado di poter pensare. Però sicuramente un certo rigore, una certa intransigenza, un'onestà fino alla fine, sempre, comunque, malgrado chiunque, è questo. Allora, quando devi fare i conti, come che pensi che stai per pigliare una scorciatoia, allora pensi un attimo a lui e lui ti fa capire che la scorciatoia non la puoi pigliare, perché... Grazie. Apriamo l'arena cinematografica. Vai. E poi voglio vederti anche nei panni del cattivo, perché te, Fratelli Taviani, soprattutto a tuo suocero Vittorio, piaci molto nei panni del cattivo. Ma prima ci becchiamo questo Lello Arena in un momento veramente esilarante. Allora? Coraggio. Io ti amo. Io ti amo? Benissimo. Ah, va bene. Allora stai attento. Tu, per esempio, puoi dire: io ti amo. Oppure: io ti amo. Lo senti che è diverso? A me mi sembrano belli uguali. Perché se io dico: io ti amo, sottolineo l'io, cioè che io amo te, ma forse tu non mi ami. No, come posso... Se invece io dico: io ti amo, sottolineo il ti, cioè che amo te e non un'altra persona. Io spengo, poi se ti fa impressione riaccendo. Quanto ho aspettato questo momento. Disgraziati, è inutile che spegnete la luce. Una cosa è che io da amico vi dico: andate, partite, siate felici, e vi do pure i biglietti che avevo comprato per me. Però voi da amici dovevate rifiutarli. Fallo stare zitto, fallo stare zitto, è un piacere. Zitta un po'. Finita. Io dico che è veramente finita. Non è finita. Cuori nella tormenta insieme a Carla Verdone. Il film di Enrico Oldoini, che ricordiamo con grande affetto. Infatti è un gran piacere poterlo ricordare. Era il suo primo film.
e c'era Ettore Scola che stava nel Parco Autori, quindi era un film molto importante, ma è stato molto importante per noi ed era la riprova che si poteva mettere insieme un gruppo di attori e di autori molto famosi e farli invece lavorare apparentemente su una piccola commedia all'italiana, ma invece la scommessa è sempre quella, perché se c'è un rammarico di questi giorni forse è che queste commedie all'italiana non si riescono a fare più, perché pare che un po' ci si debba vergognare di un genere che invece ci ha resi famosi nel mondo, diciamo. Quindi... E ringraziamo anche Enrico Aldoini per tutta la sua meravigliosa filmografia. Ti vediamo nei panni invece del cattivo. E che cattivo? Ne ho fatti tanti di cattivi oramai. Abbiamo scelto questo. Ma ci doveva passare? Perché? Se non mi fanno passare, che dici? Non dico niente, levate la miezza. Non voglio nemmeno essere seguito. E mo la strada è la vostra. Ve lo siete imparato bene in napoletano, monsieur? Che vi importa a voi se sono francese o napoletano? Io lo dico più per voi che per me. Voi non siete l'uomo che è venuto da Roma, prima a cavallo, poi con la barca, eh? Non mi piace il tuo tono. E perché se lo fossi? Vi devo ammazzare. È meglio che mi date le carte, è meglio per voi. E allora, dove stanno i documenti, eh? Dove stanno i documenti? Signori! Meglio di Diabolic col coltello, hai visto? Diabolic mi fa un baffo a me col coltello, proprio. No, sono personaggi terribili, poi ne ho fatti una serie. Evidentemente poi qualcuno vede che da qualche parte questa... Faccio una gran fatica a tenere a bada questi mostri, ma è il lavoro che facciamo tutti quanti noi, tutti i giorni, perché dentro c'è, come direbbe Yoda di Star Wars, c'è una parte oscura, c'è una parte terribile, c'è una parte cattiva, che è pure giusto che ci sia, no? Però bisogna dire ci stai ma stai là, perché noi lavoriamo da un'altra parte, peggio per te che stai là. Però nelle parti di cattivo sei molto convincente. Beh, poi questo era lo sgherro della regina, questo era uno terribile, appunto ammazzava la gente di spalle, faceva delle cose orribili, andava al Duomo a minacciare il cardinale che San Gennaro non dovesse fare il miracolo, cioè era proprio un essere terribile, diciamo. In un film così ne ho ammazzati una cinquantina perlomeno. Però... Prima di finire morto anch'io, però, si dice. Ascolta, io avrei tante altre cose da chiederti, però... ma voglio che sia anche pubblico a farlo. Ah no, però te ne devi andare. No. Perché... Piovono domande, ragazzi. Piovono domande, piano, piano. Cioè, allora, hai capito? Però avete centrato proprio il punto, eh? Allora, cioè, poi, se vuoi chinarti anche sì, tu. Prima fantasma, poi pagliaccio, poi piovono domande. Io l'ho vista piace, le sì, le ho vista, libera. No, le ho viste le altre trasmissioni, non lo fate con gli altri ospiti. Sì. Lo fa solo con me. Allora, qui ti chiedono, nelle interviste, qual è la domanda che ti dà più fastidio? No, non, è difficile, come di, appunto, perché di solito non vado da persone fastidiose, nel senso che... Che ti chiedono lì? Una collega ti ha mai fatto delle avance? Le colleghe... È il momento di togliersi i sassolini, Lello. Le colleghe devono fare le avance. Però, come dire, avendo ormai una carriera di 50 anni e passa, insomma, la cosa si perde nella notte dei tempi. Manco me lo ricordo più, diciamo, onestamente. Come andavi a scuola? Ah? Ah, ma la cosa, sta la battuta a piedi, no?
No, è una battutaccia. Allora, io sono stato a scuola dalle suore sono stato là praticamente, me ne hanno cacciato via perché ho fatto 18 anni, perché ho cominciato dalle elementari, dall'asilo e poi andavo avanti e questa dice ma quando se ne va? E andavo bene, però facevo una grande fatica e quindi ero uno di quelli bravi ma che non si applica, hai capito? Beh, per cui c'avevo le suore. Risposta onesta. Vai. Cosa piace di te alle donne? Bisognerebbe chiederlo alle donne. Giusto, giusto. No, nel senso che non posso andare... No, ma in realtà non è un problema né di fascino. Poi devo dire, insomma, anche in questo senso sono stato molto fortunato, diciamo, nel mio privato e personale. Però è che, secondo me, quello che riesce a passare è che con me si può giocare. E invece normalmente quando si va in queste cose poi di eros, di sesso, ci si deve pigliare sempre molto sul serio, capite? Mamma mia, che stai facendo? Quello è. Allora, se mentre uno lo fa, poi si può pure divertire, tanto meglio, dai. Apri l'ultima. Allora, ti ritieni un uomo da sposare? È successo già due volte, quindi non vorrei... Lo fanno! È successo! Alcune signorine lo fanno. Mia mamma, che è sempre stata molto fiduciosa in me, mi cercava sempre di tenermi su e siccome insomma sono sempre stato un po', diciamo, fuori sincrono, diciamo, non è proprio che sono quello che dice eccolo, vogliamo questo qua, lui diceva tu non ti devi preoccupare, basta che trovi l'amatore, cioè quello che gli piace proprio uno come te e allora siamo a posto, capito? Perché... Ed è un regalo che qui in studio sanno che insomma, io non sono esattamente una tifosa del Napoli, ma voglio con tutto il cuore celebrare insieme a te quello che vi è capitato perché è bellissimo. Mi dispiace, cioè, mi dispiace assai. Musica! Vieni con me! Tua. E che ne parliamo a fare? È mia, trovo. È tua e te la porti a casa. Vieni, Ale. Grazie tante, scusate. Grazie a te, Lello. Grazie. Ciao. Arrivederci. Forza Napoli.